Una partita importante per noi, una partita che dobbiamo prendere con le molle perché l'Andria è una squadra forte, una squadra che annovera tra le sue fila dei giocatori importanti, giocatori che comunque in Serie D hanno sempre fatto molto bene, tanti ex anche, tanti ex Nardò, quindi è una partita che dobbiamo giocare con molta intensità, dobbiamo giocare con molta determinazione, dobbiamo stare attenti. Ed è una partita da non sbagliare. Diciamo che l'Andria è una squadra molto solida, una squadra che prende pochi gol, una squadra che poi comunque tra le mura amiche fa valere anche la sua forza, però io non temo tanto l'Andria, temo il Nardò, nel senso che io voglio vedere la mia squadra matura, la mia squadra che sa quello che vuole, la mia squadra che raggiunge, come dicevo prima, quella maturità che ci consente poi in seguito di poter affrontare il campionato con maggiore tranquillità. Sarebbe pura utopia pensare che una squadra abbia il controllo della partita per 100 minuti, quindi è molto difficile che questo avvenga. Quindi dobbiamo essere molto bravi a cercare in quei momenti in cui magari l'avversario ci sta mettendo maggiormente in difficoltà, di essere lucidi, di fare le scelte giuste, di cercare comunque di far passare quel momento con maggiore tranquillità, perché poi comunque dopo penso che l'organizzazione della squadra, ma anche l'organizzazione globale, nel senso che ci si mette anche la voglia comunque di portare a casa il risultato, la voglia di non mollare, quello poi alla fine faccia la differenza. Questa settimana ci ha restituito tanti sorrisi, però bisogna rimanere con i piedi per terra. Qualcuno, cominciando dal presidente, ha detto ogni tanto un frame sulla partita di Portici, teniamolo nella nostra testa. Certo, sicuramente per noi è stata una partita, quella di Altamura, una partita fondamentale dove abbiamo ritrovato la strada che avevamo smarrito a Portici. Portici è stato voglio dire, un caso, nel senso che comunque non avevo mai visto la squadra, la mia squadra così disattenta, perché poi non parliamo nemmeno di errori dovuti, sono errori di disattenzione, errori che si fanno quando non si è concentrati al 100%, e quindi la cosa che più mi fa arrabbiare è proprio quella, perché la nostra squadra deve essere concentrata 100 minuti su 100 minuti e deve comunque saper soffrire, cercando di far superare quel momento velocemente per poi ricominciare a giocare, ricominciare a imporre il proprio credo calcistico. I ragazzi sono stati bravissimi a superare quel momento, anche perché non era facile dopo 3 giorni ripartire con la voglia di riscatto con la quale loro hanno affrontato la partita con l'Altamura. Sono stati molto bravi, ma quello ci deve servire da insegnamento che certe partite non devono più capitare, altrimenti vuol dire che non è stato un insegnamento, vuol dire che non possiamo fare quel campionato che magari ci aspettiamo un campionato molto più tranquillo. Guarda, direttamente assicurato, io penso che i gol che abbiamo subito sono concentrati molto in 3 partite soprattutto, perché noi, tolta la partita col Picerno in cui abbiamo perso 3-0, eravamo comunque in pessime condizioni dal punto di vista numerico, tolta questa partita con il Portici che ci ha un po' danneggiato quella che era la media dei gol subiti, in cui abbiamo subito addirittura 6 reti, e poi penso che ci fosse forse il Sorrento, la prima partita abbiamo preso 2 gol. Sorrento e Brindisi, mi pare. Nelle altre partite ci siamo comportati molto molto bene dal punto di vista difensivo, quindi questo vuol dire che quando siamo attenti e concentrati comunque facciamo bene entrambe le fasi, e sicuramente dovremo esserlo molto domenica perché affrontiamo una squadra forte. È una partita aperta a ogni risultato, poi Andria Nardò penso che sia un classico della Serie D, quindi squadre blasonate che si sono incontrate spesso. Peccato che non ci sia il pubblico ad assistere a questa bella partita, bellissima partita, però come dicevo prima dobbiamo stare molto attenti perché l'Andria è una squadra forte, una squadra fisica, una squadra importantissima per la categoria, quindi sarà aperto ai 3 risultati questo match. Abbiamo recuperato qualche giocatore, qualche altro l'abbiamo perso, però voglio dire sono cose che succedono durante questi periodi. Sicuramente comunque chi andrà in campo sa che deve comunque dare il meglio per portare a casa il risultato.